Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sugli incendi di domenica scorsa, perché dopo il grave incendio appunto che ha distrutto il comparto 5 della Pineta Dannunziana a Pescara, gli ambientalisti tornano a denunciare la mancanza di prevenzione da parte del comune e puntano l'attenzione sul comparto numero 2, quello a ridosso del teatro D'Annunzio. Vediamo. Rifiuti, alberi caduti, mucchi di legna secca accatastati in diversi punti, anche a ridosso delle abitazioni. Si presenta così il cosiddetto comparto numero 2 della Pineta Dannunziana a Pescara. A denunciare la cattiva gestione della stessa è la stazione ornitologica abruzzese che accusa l'ente comunale di scarsa manutenzione. Abbiamo visto legna secca lasciata da tempo a terra, interi alberi. Solo grazie alla conferenza stampa un albero penzolante è stato tolto. Diciamo, dopo che abbiamo convocato la conferenza stampa, questo la dice lunga sul fatto che la manutenzione è necessaria, si può e si deve fare, e non sono i vincoli della riserva a impedirli, ma è solo la volontà degli enti, in particolare del Comune di Pescara, a realizzare tutto quello che è previsto nel piano d'assetto naturalistico e nel piano antincendio della Pineta, che esistono e devono essere applicati. La manutenzione è necessaria e obbligatoria. Per quello i vincoli ci sono, ma addirittura sono vincoli per fare, non per impedire di intervenire. Alla luce di queste criticità e dell'incendio che ha devastato il comparto numero 5, la stazione ornitologica invierà una diffida al comune in relazione all'attuazione delle misure dei due documenti cardine della riserva, ovvero il piano di assetto e il piano antincendio, quest'ultimo fatto nel 2020 che prevedevano attività di manutenzione come diradamento di alberi, eliminazione della vegetazione alloctona, oltre a punti di avvistamento e il coordinamento tra le varie forze. Noi facciamo una diffida oggi stesso al Comune affinché adempia alle prescrizioni del piano di assetto naturalistico e del piano antincendio. Il piano antincendio del Comune di Pescara realizzato nel 2020 era molto preciso, addirittura dava l'orario di possibile innesco dalle 10 alle 17 e diceva anche che bisognava preparare i volontari, fare gruppi di volontari, fare punti di avvistamento e fare interventi anche sulla riserva di manutenzione per appunto togliere legna secca, cose di questo genere e anche comprare materiale per l'antincendio, per distribuirlo ai volontari e così via. È stato fatto? Da quello che è accaduto ci pare di no, però queste saranno anche le indagini ad accertarlo. Si è chiuso con il segno più il mese di luglio per l'aeroporto d'Abruzzo, nonostante la contrazione generale a livello globale del trasporto aereo, lo scalo pescarese ha registrato una movimentazione di 62.900 passeggeri, quasi il doppio di quelli di giugno che ammontavano a 32.778. Di questi, 62.652 sono passeggeri che si sono mossi su voli commerciali, poco più di 33.000 su collegamenti nazionali e poco più di 29.000 su quelli internazionali, per la stragrande maggioranza in Unione Europea, per un totale di 24.144. Nonostante i numeri siano evidentemente viziati dalla pandemia, commenta il presidente della Saga Vittorio Catone, i dati di luglio sono molto incoraggianti. È stata impostata un'ottima stagione summer, ma siamo al lavoro per la winter con l'obiettivo di connettere sempre di più l'Abruzzo al resto del mondo. Tiene ancora a banco la questione RSA in via Arapietra a Pescara, dopo che il comune ha presentato delibera sul cambio di destinazione d'uso. Insorge il Partito Democratico che pretende un utilizzo sociale o d'assistenza per la struttura. Partiti nel 2004 e mai terminati, parliamo dei lavori presso la RSA di via Arapietra a Pescara, che negli anni è diventato simbolo di degrado e tossicodipendenti. Ora il comune ha deciso di metterla in vendita con un cambio di destinazione d'uso, consentendo la costruzione di un complesso residenziale. Tutto questo ha scatenato la reazione del Partito Democratico, che ha proposto soluzioni alternative come la realizzazione di strutture sociali, assistenziali o educative, oltre a poter far comodo al liceo Marconi ancora la
ricerca di locali provvisori in vista della demolizione. Denunciamo il fatto che sia stata messa nel piano delle alienazioni, pertanto la giunta, il sindaco e lo stesso presidente del Consiglio Marcello Antonelli, che ha presentato la delibera, di fatto vogliono venderlo ai privati affinché venga realizzata edilizia residenziale. E a noi ovviamente a questo ci opponiamo, perché un bene pubblico deve rimanere della e per la città. Di usi ne possono essere tanti. Uno, già ripristinare l'RSA anche in funzione della prospettiva della nuova Pescara, per cui potrebbe accogliere anziani non solo di Pescara ma anche di Spoltori, in quanto c'è l'esigenza anche per l'altro comune. E poi non dimentichiamoci che Pescara non ha una RSA pubblica, pertanto potrebbero veramente essere accolti anche gli anziani più disagiati. Oltre a questo ci sono progetti anche al nord di integrazione e inclusione, anziani e studenti universitari, dove l'uno è aiuto dell'altro, quindi anche questo potrebbe essere realizzato lì. Potrebbe essere realizzato anche il polo 0-6 anni, su cui io spesso insisto, perché per quanto spesso lo si legga all'interno delle premesse di delibere e altre azioni poste in atto anche dalla giunta regionale, di fatto non si concretizza mai nulla. Non dimentichiamoci poi la richiesta che fece il liceo MIBE nel 2019 di una sede unica che potesse accorpare tutti e tre gli indirizzi. Quante possibilità ci sono che le vostre istanze possano essere prese in considerazione? Abbiamo presentato 24 emendamenti e sono tutti in linea, insomma, con queste nostre proposte, perché chiedono che la struttura possa essere di nuovo data alla città, possa essere appunto pubblica e soprattutto utilizzata per i servizi pubblici, e quindi portare avanti il discorso che si fa per le infrastrutture sociali. Infrastrutture sociali che verranno ulteriormente finanziate appunto dai piani che arriveranno, quindi da PNRR. Parliamo della questione tribunali adesso. L'AIGA, l'Associazione dei Giovani Avvocati, ha rinnovato i suoi quadri ad Avezzano. Il nuovo presidente è Luigi Ranalletta, che conferma il massimo impegno anche per la lotta per evitare la chiusura del tribunale marsicano. Rinnovato il direttivo AIGA della sezione di Avezzano per il biennio 2021-2023. Eletto presidente l'avvocato Luigi Ranalletta, che succede all'avvocato Fernando Alfonsi, nominato a sua volta vicepresidente. Si tratta di un momento molto difficile per la battaglia che riguarda la salvezza del nostro tribunale. Ha esordito il presidente Ranalletta: sarà nostro preciso compito intraprendere ogni iniziativa necessaria ad assicurare al nostro territorio l'imprescindibile presidio di giustizia, vitale anche per la nostra economia. Noi come Associazione AIGA adesso in questo momento contiamo più di 100 iscritti, quindi per il foro di Avezzano credo che sia un numero importante che ci abilita comunque a poter dire la nostra insieme alle istituzioni forensi di carattere nazionale, ma anche all'istituzione forense che abbiamo qui, che è quella nostra di riferimento, ossia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano. Ci abilita a poter dire la nostra a tutela di questo nostro tribunale, di questo presidio di giustizia, ma anche a tutela, ripeto, non della posizione personale degli avvocati che rivendicano il loro lavoro. La nostra battaglia è una battaglia invece di civiltà, cioè una battaglia per tutti i cittadini, al fine di consentire loro di poter fruire oggi e per il futuro, quindi per i nostri figli, di un importante presidio di giustizia, che è il Tribunale di Avezzano, che ci consente quindi di avere ricadute, se dovessimo ottenere quindi questa permanenza, su tutta l'economia del nostro territorio e del nostro comprensorio. AIGA in prima linea nella lotta per la salvezza del Tribunale di Avezzano. Già partito il pressing di sindaci e avvocati sulla presidenza del Senato Casellati per portare la proroga in Commissione Giustizia prima della partita decisiva riguardo il disegno della nuova geografia giudiziaria. Stiamo cercando, anche attraverso, diciamo, la nostra opera e l'opera del Consiglio dell'Ordine, di ottenerla fino al 2024. È anche vero che in Senato pende anche un disegno di legge volto a ottenere, quindi a favorire attraverso, diciamo, il voto legislativo, il voto del Parlamento, il riordino della legge diciamo, che ha soppresso i cosiddetti tribunalini, al fine di eliminare le contraddizioni che si sono create dall'applicazione di questa norma, cioè il risparmio di spesa che poi è stato assolutamente nullo, quindi trascurabile, se non in alcuni casi non c'è stato. A
Castiglione e a Casauri ha riaperto questa mattina l'abbazia di San Clemente, un risultato possibile grazie al contributo di 30.000 euro erogato dalla Regione Abruzzo su sollecitazione del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che ascoltiamo. È un giorno importante per l'Abruzzo perché riapre l'abbazia di San Clemente a Casauria, nel comune di Castiglione. Voglio ringraziare il sindaco di Castiglione, Biagio Petrilli, e la sua amministrazione per essersi fatti parte attiva e diligente nella sottoscrizione della convenzione con la direzione museale. E ringrazio la direzione museale per essere stata flessibile e aver sottoscritto non solo con il comune di Castiglione, ma anche con Popoli per la Taverna Ducale, con Capestrano per quanto riguarda San Pietro ad Oratorium e forse anche con altri comuni nel prosieguo. Questo consentirà, grazie alla forza del comune, di rendere possibile la visita di questi scrigni di bellezza. San Clemente rappresenta una delle più belle realtà non solo dell'Abruzzo ma di tutto il centro-sud Italia e siamo venuti incontro con un impegno del Partito Democratico per la sottoscrizione di 30.000 euro nei confronti del comune di Castiglione a Casauria. 30.000 euro poi votati all'unanimità da tutto il Consiglio regionale, dopo che lo stesso Partito Democratico l'anno scorso aveva proposto una risoluzione, anche quella votata all'unanimità per la riapertura di San Clemente. Ora naturalmente dovremo stare tutti quanti vicini al comune di Castiglione per fare in modo che dopo la scadenza fissata il 31 dicembre del 2021 altri vengano in soccorso del comune oppure si avvii con solerzia la ricerca del personale che comunque il Ministero ci sta cercando, agenti di custodia e di accoglienza per i musei, circa 12 per la Regione Abruzzo, 6 per la provincia di Pescara. Purtroppo un concorso è rimasto fermo prima per la lentezza della Regione Abruzzo nell'individuazione delle persone da mandare a concorso e poi per il Covid e quindi nell'impossibilità che questo concorso potesse svolgersi. Oggi però è un giorno importante, noi siamo veramente felici per il nostro Abruzzo e anche per l'affluenza che già da questa mattina vediamo. Il mondo visto con lo sguardo degli ultimi 20 paesi del mondo, un summit capovolto per affermare ci siamo anche noi su questo pianeta e parlare dei grandi temi globali. Vediamo. Dino Angelaccio, comitato The Last 20, questa iniziativa a chi riguarda e di che cosa si tratta? Alcuni mesi fa abbiamo avviato un percorso in corrispondenza della chiusura dei lavori del G20 a fine ottobre a Roma, abbiamo pensato di avviare un'iniziativa che si chiama The Last 20 e che coinvolge i 20 paesi più poveri del mondo, anzi per la verità i 20 paesi impoveriti spesso proprio dalle politiche internazionali governate anche dal G20. È un evento itinerante che ha 5 tappe, una molto importante si svolgerà dal 17 al 21 settembre in Abruzzo e Molise e soprattutto è un invito ad utilizzare un altro sguardo sul mondo cercando di costruire una narrazione, una rappresentazione di questi paesi non solo attraverso le criticità drammatiche come la guerra, i conflitti, le povertà educative ma soprattutto anche le risorse naturali di cui nessuno parla, le tradizioni, i costumi, la cultura, i talenti e soprattutto l'Abruzzo e il Molise l'abbiamo scelti perché ci interessa molto creare delle interconnessioni tra le problematiche di alcune aree interne e alcune problematiche di questi 20 paesi. Abbiamo coinvolto le nuove generazioni, le nuove generazioni sono i protagonisti assoluti dell'evento, tant'è vero che loro gestiranno direttamente i tavoli di lavoro con importanti personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema, della musica, ma anche rappresentanti internazionali di importanti istituzioni. Ma la voce principale è quella delle persone e soprattutto i ragazzi e le ragazze che vogliono costruire e hanno diritto ad avere anche una percezione diversa del futuro del mondo. La Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana abbraccia appieno attraverso quelli che sono gli uffici che si sono interessati a comunicare e a collaborare con questo progetto per la riuscita appunto di questa unione di forze, integrazione di forze per poter risorgere, ricrescere sempre di più da questo Covid che sta mostrando e porta problematiche sì ai paesi che hanno potenzialità, che hanno risorse economiche, ma soprattutto a quei paesi di cui nessuno parla, che sono quelli che il progetto va a enunciare, a denunciare.
Si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 agosto presso l'Aurum una nuova edizione del Pescara Flute Festival, una vera e propria full immersion nel mondo del flauto con corsi, masterclass e workshop. Il flauto, uno degli strumenti musicali più antichi del mondo, sarà il vero protagonista del Pescara Flute Festival che si terrà presso il Teatro Aurum dal 16 al 18 agosto. La seconda edizione del festival vanta la preziosa collaborazione di artisti di alto profilo internazionale, tra cui docenti di conservatori italiani, solisti e prime parti di caratura internazionale provenienti dalle più importanti orchestre italiane e straniere, oltre a esperti del settore storico e musicale, professionisti ed interpreti provenienti da diversi ambiti stilistici, antico, classico, etnico e jazz. Ed è una manifestazione molto importante per la nostra città perché dà spazio a tantissime iniziative. Ci saranno degli incontri, delle lezioni, delle masterclass, ci saranno delle premiazioni, ci saranno anche delle performance da parte di questi grandissimi e importanti artisti che interverranno a Pescara. La cultura è richiamo turistico perché più noi cerchiamo di mettere sul territorio e di dare delle offerte differenti e variegate e più c'è una attrattiva nei confronti della nostra bellissima città di Pescara. Il festival è organizzato dall'associazione Il Canto del Vento in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Pescara e con la direzione artistica del maestro Marco Felicioni. Avremo più di 20 artisti italiani e stranieri, tra cui spicca il nome di Peter Lucas Graf, icona e autentico decano della didattica internazionale, 93 anni, un fenomeno che avremo qui a Pescara. L'ingresso sarà gratuito a tutti e tre i concerti, 16, 17 e 18, con prenotazione obbligatoria e naturalmente con le nuove disposizioni. Per quanto riguarda la serata finale ci sarà l'orchestra di flauti Arturo Toscanini con la direzione di Paolo Totti, con appunto i solisti Peter Lucas Graf, Marco Felicioni che sarei io e Marta Rossi dal Teatro dell'Opera di Roma. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente parliamo di calcio, di Serie C, andiamo in casa Teramo. Definita in mattinata la trattativa tra il Diavolo e la Ternana che porta Diakité in Umbria e il portiere Tozzo in biancorosso. Per quanto invece riguarda la questione Pietro Cianci, continuano i contatti col Catanzaro che però sembra oramai aver virato su Vano del Perugia. Archiviato il discorso calendario per il Teramo, continua la telenovela Cianci, il giocatore sul mercato da quando è tornato dall'ultimo prestito al Bari. Non è un mistero che le trattative con Palermo e Padova fossero già in fase avanzata prima dello stop al momento della valutazione del cartellino dell'attaccante che ha impedito finora la fumata bianca. Il nodo è tutto lì e anche col Catanzaro la questione sembra essersi decisamente complicata. Tutto balla sul filo di alcune decine di migliaia di euro perché il Teramo, Iachini in primis, sa che la metà di quanto incasserà dovrà girare al Sassuolo. Il Catanzaro nel frattempo si sta cautelando acquistando Michele Vano del Perugia in uscita dal club umbro. Se i calabresi insistessero chiudendo per il 29enne romano, allora la pista Cianci si complicherebbe alquanto, col rischio che a Teramo rimanga un giocatore chiaramente scontento. Ma se Cianci non parte, il Diavolo non ha la casella libera per cominciare a pensare all'eventuale sostituto. Nel frattempo Guidi continua a lavorare col gruppo che non ha più Simone Santoro e non ha più Salim Diakité che nelle scorse ore ha firmato un contratto quadriennale con la Ternana. A questo punto serve anche un innesto dietro, visto che la partenza del Franco Magliano, adattabile sia come esterno di difesa che come centrale, lascia Guidi con Rillo, Bellucci, Trasciani, Soprano e Piacentini. È evidente che manca più di qualcosa, con la mediana che ha appena abbracciato il giovane faentino Marco Fiorani, centrocampista classe 2002, ultima stagione a Ravenna, appena retrocesso nel campionato di Serie D. Ufficiale invece da qualche ora l'arrivo tra i pali di Andrea Tozzo dalla Ternana in prestito con obbligo di riscatto nell'ambito proprio della trattativa di Diakité. Classe 1992, originario di Riva del Garda, il numero 1 si è forgiato nelle giovanili di Verona, Sponda Hellas e Sampdoria nel percorso che lo ha portato fino alla massima serie per poi conoscere la cadetteria Latina, Novara e Verona e la Serie C vestendo le maglie di Portogruaro, Novara, Matera e Ternana vincendo il campionato con i piemontesi nella stagione 2014-2015 mentre nel torneo ultimo ha difeso la porta
porta del Mantova. Intanto le avversarie del raggruppamento B hanno già messo in cantiere parecchi colpi di mercato. Nelle ultime ore, dopo il sorteggio del calendario attivissimo, il Siena, appena tornato tra i professionisti grazie al ripescaggio, i bianconeri toscani, che affronteranno il Diavolo il prossimo 5 settembre al Bonolis, hanno tesserato l'esterno offensivo Lores Varela e il centrocampista Tommaso Bianchi, che si è svincolato d'ufficio dal Novara, così come tutti gli altri giocatori che militavano con formazioni che non hanno avuto i requisiti per mantenere il professionismo. Un ex Teramo invece come Danilo Boulevardi, che in biancorosso è stato qualche stagione fa, si è accasato a Gubbio dopo l'esperienza a Legnago. Guidi dal canto suo invece sta cercando di inserire i nuovi in un organico comunque da integrare in poco tempo. Tra 18 giorni la prima di campionato, ma sabato 21 c'è la gara di Coppa Italia col Monterosi al Bonolis. La sensazione è che il Diavolo guardi a quella partita pensando che saranno soltanto le prove generali dell'esordio a Chiavari del 29 agosto. E invece per il Pescara salta un'altra amichevole. Non si giocherà ufficialmente per motivi logistici la partita col Pineto, che era in programma per sabato alle ore 18. Tuttavia i biancazzurri di Gaetano Auteri potrebbero scendere lo stesso in campo in un test di lusso. È probabile infatti che sempre sabato il Pescara possa giocare al Teofilo Patini di Castel di Sangro contro il Napoli, che in questi giorni è in ritiro proprio nella località abruzzese. La squadra di Luciano Spalletti avrebbe dovuto giocare un'amichevole col Perugia, ma sopravvenuti impegni di Coppa Italia degli Umbri hanno fatto saltare questo match. Si è in attesa dunque dell'ufficialità della comunicazione di Napoli-Pescara. Intanto sul fronte mercato ufficiale la cessione in prestito al Monopoli del centravanti Gennaro Borrelli, ultima stagione alla Juve Stabia. Per il portiere Mirko Pigliacelli invece vicina l'intesa tra il giocatore e il Pescara, e poi si lavorerà per trovare un accordo col Craiova per l'eventuale formula del trasferimento. Andiamo in Serie D, sarà ancora un Pineto dalle grandi ambizioni, quello che si presenta ai nastri di partenza del campionato di Serie D 2021-2022. Ad annunciarlo è Roberto Giammarino, direttore generale della formazione biancazzurra. Dal mercato sono arrivati giocatori di spessore come Cardella, Pezzotti, Albanese, oltre ai rinnovi di elementi che hanno ben figurato nella passata stagione. Quest'anno forse è stato l'anno più difficile, ma che ci ha dato più soddisfazioni. Saremmo felicissimi di arrivare a un traguardo importante, però la cosa più importante è continuare a fare dei campionati importanti e far divertire le persone, essere corretti, mantenere sempre l'educazione giusta dovunque andiamo, e quello è il messaggio che Pineto Calcio dà ogni anno. È chiaro che l'obiettivo che abbiamo raggiunto è un obiettivo per me incredibile, perché vista la situazione, vista come si erano poste le nostre problematiche all'inizio dell'anno con i 46 giorni di Covid, il fatto che molti non credevano che il Pineto potesse raggiungere certi obiettivi, quella forza ci ha dato quella forza in più per arrivare e per fare quel miracolo che abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo cercato di mantenere, ci è dispiaciuto togliere qualcuno, ma era impossibile mantenere tutta la rosa, anzi vi posso assicurare che è stato molto doloroso dire a qualcuno: guarda, quest'anno non fai parte di questo gruppo. Perché? Perché erano stati tutti talmente bravi che ci si è ristretto il cuore. Però dovevamo fare delle scelte, abbiamo fatto delle scelte, speriamo di aver fatto delle scelte importanti, giuste. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, abbiamo un mix tra giovani e vecchi, che credo sia, il campo chiaramente darà la sua risposta. Però la mia speranza è che la Serie C, che il girone F torni ad essere quel girone sulla fascia adriatica, e con qualcosa di umbro o di laziale. È chiaro che le trasferte al sud, le trasferte nel Basso Lazio sono un po' più particolari per noi, perché distano oltre tre ore e mezza di macchina, quindi noi chiaramente pensiamo sempre a qualcosa di più comodo. Quindi ho sempre detto al Presidente che noi siamo una società e questa è la categoria
che più secondo me si addice al Pineto e alla città di Pineto. È chiaro che non ci tireremo indietro se dovesse succedere qualcosa oltre, è chiaro che si aspetta la riforma per poter posizionare una squadra di queste dimensioni in quel campionato, ecco, la D-Elite che il nostro presidente vorrebbe tanto partecipare a questa categoria. Cambiamo sport adesso, la nazionale paralimpica in partenza per Tokyo, dove parteciperà alle Paralimpiadi. Per il ciclista abruzzese Pierpaolo Addesi si tratta del quarto appuntamento olimpico in carriera. Il ciclista abruzzese della nazionale paralimpica Pierpaolo Addesi sta per partire per Tokyo per partecipare ai giochi olimpici. Sarà questa la sua quarta Olimpiade dopo quelle di Pechino, Londra e Rio. Addesi questa mattina ha incontrato i giornalisti a Pescara per presentare la sua nuova avventura olimpica. L'obiettivo è quello di riportare a casa l'ennesima medaglia. Sicuramente ancora c'è qualcosa da mettere a puntino a livello di preparazione, ci sono ancora circa 15 giorni prima della partenza, perché adesso andrò in ritiro con la nazionale in Abruzzo, a Rovere, vicino Campo, Rocca di Mezzo. Però diciamo che il grosso è fatto, quindi adesso ci sta solo da mettere a puntino un po' la condizione e basta. Io sono sempre quello che pensa al futuro, quindi Parigi è vicino, quindi penso che non mi fermo qui. Beh, l'Italia vuole sempre essere protagonista, dopo quello che c'è stato con le Olimpiadi penso che dobbiamo cercare di tenere alta l'asticella. Sicuramente faremo bene, ci sono tante discipline oltre al ciclismo che possono fare molto bene, in primis il nuoto, e noi siamo una squadra un po' più ridotta quest'anno perché i posti sono stati veramente pochi, però comunque molto competitivi. Per aspera d'astra, no? Attraverso le asperità si arriva alle stelle, questo vale ancora maggiormente per le Paralimpiadi. Pierpaolo Addesi è una manifestazione calzante e plastica di questo mondo, di questo spirito che viene interpretato in particolar modo nel mondo paralimpico. Noi tifiamo tutti per lui, per quello che farà, per quello che ha già fatto, per quello che farà e per la capacità che avrà di portare alto il nome dell'Italia e del nostro Abruzzo, quindi lui è orgoglioso di questo, noi siamo orgogliosi di lui. Prima di chiudere una notizia, la Lux Chieti Basket 1974 prepara la nuova stagione 21-22, confermato il medico sociale Enrico Cavallucci, volto storico per la società, sarà affiancato da Lello Di Vito che è anche dirigente della squadra e da Fulvio Potere, già medico della Rodrigo Basket, e questa è una novità rispetto alla scorsa stagione, confermato nello staff medico anche il fisioterapista Fabio Di Federico. Novità anche nell'area comunicazione, la riorganizzazione, ha dichiarato il responsabile Gianluca Di Nino, prevede che a differenza dello scorso anno quando era tutto focalizzato sull'aspetto social, quest'anno verrà il sito web come punto di riferimento principale. Previste anche iniziative per avvicinare la squadra al territorio, soprattutto ai ragazzi. E con questa notizia si conclude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.